Novità pop! Arriverà nei negozi entro la fine del 2012 e si intitolerà The Origin of Love. È il terzo album di Mika, al lavoro nei Planet Studios di Papino, in Canada, da circa un anno. Per alleviare l'attesa dei fan, l'artista britannico di origini libanesi ha appena pubblicato online il video di Make You Happy, un brano inedito che farà parte del nuovo album. Intanto, buone notizie per i fan italiani. Mika sarà infatti uno dei protagonisti dell'estate musicale del nostro paese, con un concerto a Vigevano il prossimo 24 luglio, a chiusura del festival 10 giorni suonati. È stata inaugurata martedì 12 giugno alla Triennale di Milano e rimarrà aperta fino al 26 agosto la mostra Kitsch, oggi il Kitsch, curata da Gillo Dorfles insieme con Aldo Colonetti, Franco Rigoni, Luigi Sansone e Anna Steiner. Proprio Dorfles nel 1968 aveva pubblicato il Kitsch, antologia del cattivo gusto, pietra miliare per la comprensione di questo concetto, dove si affermava che capolavori come il Mosè di Michelangelo e la Gioconda di Leonardo da Vinci erano diventati emblemi kitsch perché ormai riprodotti trivialmente e conosciuti non per i loro valori autentici, quanto per il surrogato sentimentale o tecnico degli stessi. In mostra autori quali Gianfilippo Usellini, Luigi Ontani, Felipe Cardegna, Corrado Bonomi, Limbania Fieschi e The Bounty Killard. Una sala dedicata a Rudi van der Velde. 5.000 immagini che si animano al passaggio del pubblico e oggetti di artisti anonimi per un vero e proprio viaggio nel kitsch quotidiano. Baz Luhrmann e Leonardo DiCaprio tornano a lavorare insieme. L'attore americano sarà infatti il protagonista, insieme a Tobey Maguire e Carey Mulligan, del nuovo adattamento cinematografico del capolavoro letterario scritto da Francis Scott Fitzgerald, Il Grande Gatsby. DiCaprio ricoprirà il ruolo di Jay Gatsby, quel ruolo che nella terza trasposizione cinematografica del 1974, le prime due nel 26 e nel 49, fu di Robert Redford. A Carey Mulligan, invece, spetta la parte tormentata di Daisy e fu di Mia Farrow. La storia ruota intorno a Nick Carraway, Maguire, che trasferitosi a New York conosce il misterioso e carismatico Jay Gatsby, il quale lo trascina nel suo mondo fatto di mondanità, ma anche ossessione e tragedia, e che finisce per coinvolgere anche la cugina di Nick, Daisy, con cui Gatsby ha una sofferta storia d'amore. In attesa del film, che non vedremo prima del 2013, godiamoci le anticipazioni del trailer.